Buonasera cari amici, eccoci qui alla rassegna stampa di oggi 23 gennaio 2018, questa è la seconda edizione. Berlusconi dalle due sole aliquote IRPEF all'abolizione di IRAP e bollo auto, 24 anni di promesse tradite sul fisco. Nel 1994 voleva una flat tax al 30% e solo 10 tasse. Nel 1999 è ripiegato su due aliquote IRPEF, impegno ribadito nel contratto con gli italiani. Vinte le elezioni ha rinviato tutto, non ho la bacchetta magica, disse. Poi il DDL sull'IRPEF è stato varato, ma i decreti attuativi non sono mai arrivati. Nel 2004 ha dato la colpa agli alleati, nel 2008 ha puntato su abolizione di ICI e bolli, introduzione del quoziente familiare, azzeramento dell'imposta sulle attività produttive. Nel 2011 lo showdown dice messe le mani nelle tasche degli italiani, il cuore gronda sangue. Fa capire tutte le promesse che fanno i politici, cari amici. A Emilia, arrestato Carmine Sarcone, reggeva la cosca emiliana per i pentiti, era la bella faccia della famiglia, fratello di Nicolino e Gianluigi, il primo condannato a 15 anni di reclusione con rito abbreviato e il secondo in attesa della sentenza nell'ambito del maxi processo in corso in questi mesi a Reggio Emilia. I carabinieri di Modena, su ordine della DDA di Bologna, hanno prelevato il 39enne nell'appartamento della suocera a Cutro. Beppe Grillo online, il nuovo blog staccato dal Movimento 5 Stelle. Torniamo a com'era, dice. Non dovete essere tutti sulle mie spalle. Il leader e garante ha pubblicato la nuova versione del suo sito personale che dopo 13 anni non sarà più gestita dalla Casaleggio Associati. In chiusura del video ha anche parlato genericamente del suo ruolo. Io non posso essere assolutamente il vostro referente per il vostro futuro. Createvelo il vostro futuro, ha detto. Latina, il parco archeologico nell'acqua che non apre mai, spesi circa 3,7 milioni di euro per un progetto nato nel 1984. Vicino a Priverno ci sono residenze di lusso di età repubblicana, un teatro con una grande piazza porticata e resti della fase alto medievale. Tutte scoperte che nessuno può visitare perché una falda acquifera superficiale allaga di continuo la zona. E nonostante le risorse investite, nessuno è stato in grado di provvedere all'apertura. Paradisi fiscali, i ministri dell'economia dell'Unione Europea tolgono 8 paesi dalla lista appena approvata. C'è anche Panama. La blacklist di 17 stati varata il 5 dicembre scende a 9. La Commissione Europea non si fida e ha chiesto alla Ecofin di pubblicare le lettere con cui gli esclusi si sono impegnati a cooperare, ottenendo come risposta un no. Dice serve l'autorizzazione. Ma staremo a vedere come va a finire. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita dalla RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con i programmi.